Buongiorno carissimi e benvenuti in questo nuovo video. Dopo aver trascorso un'intera settimana praticamente ad Anhang ed esserci completamente innamorati di questa città, io e Concetta abbiamo ripreso la strada, abbiamo ricominciato la nostra discesa verso sud, ci siamo fermati a visitare quella che è probabilmente una delle città più belle e più famose di tutto quanto il Vietnam, ovvero Hoi An. E infatti in questo particolare video vi mostreremo alcune delle principali attrazioni che sono presenti nel centro città e nei suoi dintorni. E quindi come al solito mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi questa nuova avventura del mio viaggio on the road in Vietnam. Buona visione! Questo, amici, è il Morning Market di Hoi An. Qui chiaramente si possono vedere scene di vita quotidiana, super caratteristiche molto particolari. Il centro storico di Hoi An è un vero e proprio gioiellino, tant'è che è stato dichiarato dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Potete venirci di giorno e perdervi nelle viuzze del centro storico, ci sono un sacco di cose carine da vedere, ma sappiate che la vera magia avviene poi di sera. Infatti, piccolo spoiler, ci sono venuto ieri sera ed è stupendo perché appunto poi si vedono tutte queste lanterne illuminate, molto molto carine. Tranquilli che vi porto anche stasera, ci torniamo, così vi faccio vedere anche Hoi An di sera, perché è davvero davvero magica di sera. Stavo notando che di giorno è davvero tranquilla, ci sono pochissimi turisti in giro, sarà perché fa caldissimo, sto sudando tantissimo infatti. Invece di sera si riempie tantissimo, c'è questa via qua lungo fiume, è piena di gente, pienissima, ma stasera vi faccio vedere. Giapponese, o il ponte coperto giapponese, è probabilmente uno dei simboli di questa città. Purtroppo nel periodo in cui sto visitando io Hoi An è sotto ristrutturazione, lo stanno ristrutturando, quindi non è possibile visitarlo, ma sappiate che è una delle attrazioni principali della città. In città ci sono un sacco di negozietti che vendono le lanterne, ma molti di questi permettono anche di fare dei corsi proprio per imparare a costruirle con le proprie mani, in modo tale poi da portarsele a casa. E niente raga, volevo provare il Cao Lao in questo ristorantino che mi hanno tutti consigliato di provarlo, appunto perché dicono che sia il miglior Cao Lao di Hoi An, ma purtroppo è chiuso fino al 15 aprile. Ma comunque non ci facciamo abbattere, perché infatti Hoi An è piena di questi ristorantini dove fanno il Cao Lao, e quindi lo andremo a provare da un'altra parte. Ok raga, ce l'ho fatta, non mi sono dovuto nemmeno allontanare più di tanto, perché a fianco al ristorante dove volevo mangiare io il Cao Lao ne ho trovato un altro dove fanno sempre chiaramente il Cao Lao. E in pratica è questo piatto tipico, una specialità proprio di Hoi An, la fanno solo qui, e sono noodles in brodo con maiale, verdure, ci sono i germogli di soia e i crostini di riso. L'ho già provato l'altro ieri se non sbaglio ed è veramente buono. Buon appetito a me. Buonissimo. Il maiale si sente un sacco, è davvero buono.
Se invece siete alla ricerca di un ottimo banh mi, probabilmente il più buono di tutta la città, dovete venire allora a mangiarlo e a provarlo appunto da Madame Can. Dicono che sia appunto il banh mi più buono di tutta la città. Io l'ho provato ieri, in effetti è davvero davvero buono. Raga, se vi serve un vestito, un abito elegante, Hoi An è sicuramente la città dove dovete venirlo a comprare. In pratica qui ci sono un sacco di negozi specializzati di sarteria dove vi prendono proprio le misure, quindi vi fanno proprio l'abito su misura e costa pochissimo, ci sono proprio prezzi stracciati, quindi venite qui, ce ne sono un sacco di negozi come questo qui ad Hoi An e vi fate il vostro abito su misura, poi ve lo portate a casa. Adesso direi di lasciare il centro storico di Hoi An, ma tranquilli che, come vi ho promesso, ci torniamo stasera e ve la faccio vedere anche di sera Hoi An, perché nei dintorni di questa città ci sono un sacco di attrazioni interessanti da vedere e quindi adesso vi porto lì. Ed eccomi arrivato in spiaggia, raga. Ebbene sì, Hoi An si trova vicinissima al mare, più o meno a 5 km. Si trova questa meravigliosa spiaggia che si chiama An Bang Beach. In realtà ce n'è un'altra poco più in là. Comunque c'è tutta la costa lunghissima. Quindi se volete farvi un bagnetto mentre siete ad Hoi An, il consiglio è quello o di noleggiare uno scooter o quello di noleggiare una bicicletta e venire in spiaggia. L'altra cosa che volevo farvi vedere nei dintorni di Hoi An è proprio questa, incredibili, gigantesche, immense risaie che ci sono tutto attorno appunto alla città di Hoi An. È diventata molto molto famosa anche per vedere queste bellezze naturali. Guardate quanto è bella concetta con la luce del tramonto in mezzo a un campo, in mezzo a una risaia. Mi piace tantissimo, siamo super contenti di essere qui. E mentre mi facevo un giretto in mezzo a questi meravigliosi campi, ho trovato questo bar, si chiama Roving Chill House, che dà proprio in direzione di dove sta tramontando il sole, quindi immagino che da qui si ammira un meraviglioso tramonto. Quindi adesso entro dentro, mi prenderò qualcosa da bere e ammirerò un meraviglioso tramonto con vista proprio sui campi. Il momento che molto probabilmente alcuni di voi stavano aspettando dall'inizio di questo video, ovvero vedere la magia che avviene tutte le sere qui ad Hoi An. Come potete vedere, raga, di sera Hoi An diventa strapiena di gente, molto molto diversa rispetto al giorno, però ha comunque il suo fascino, è davvero bella, è davvero magica. Quanta gente c'è!
A circa un'ora di distanza da Hoi An si trova il più esteso sito archeologico pensato di tutto quanto il Vietnam, non a caso è stato infatti anche dichiarato dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, ovvero il santuario My Son. Questo sito è davvero immenso e si trova immerso in un ambiente, in un paesaggio davvero incredibile, infatti tutto attorno c'è la giungla. L'ingresso per visitare questo complesso senza guida costa 150.000 dong. Amici viaggiatori, direi che possiamo concludere qui questo video. Io e Concetta abbiamo passato degli incredibili giorni ad Hoi An. È sicuramente una città molto turistica, ma merita di essere inclusa nel vostro itinerario di viaggio in Vietnam, perché è sicuramente una piccola perla e io e Conci ce ne siamo totalmente innamorati. Domani riprenderemo di nuovo la nostra discesa verso Ho Chi Minh. Pensate che la prossima città, la prima città un po' più turistica che vale la pena di essere visitata, è Da Lat, e si trova, pensate, a ben 800 km di distanza. Non so in quanti giorni riusciremo a raggiungerla, ma tutto questo sarà chiaramente argomento del prossimo video. Io vi ringrazio se siete arrivati alla fine di questo episodio. Se vi fosse piaciuto, se vi sta piacendo questa serie sul Vietnam, vi chiedo di lasciarmi un bel like, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdervi tutti quanti i video che pubblicherò prossimamente. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao! Paolo! E ci siamo fermati. Io e Concetta abbiamo ripreso la strada. Paolo! Ma sappiate che è una delle attrazioni sicuramente più... Paolo! Se invece siete alla ricerca di un ottimo bambino... Paolo! Raga, se state pensando... Paolo! Ed eccomi arrivato in spiaggia... Paolo! E mentre mi facevo un... Paolo! A circa un'ora di distanza da... Paolo!